Capitolo 4, e per la fretta non ha neanche scritto capitolo 4 di 30, ti mi Ah, proprio lamento, ma scritto proprio in fretta. 4. Giulia chiude la porta dietro di sé a 5 mandate. 5? E fa benissimo. Dopo quello che è appena Qui successo. fa benissimo. Ha Mi sa che senso. Giulia è l'unica intelligente, tipo, ma questa è scema, che cazzo fa? Vado avanti. Vai avanti, ho già paura. Sara fu gioiosa. Nessuno. Perché riprende. Nessuno con quattro puntini di sospensione. Tre, bisogna Fuggiosa, sempre nessuno. essere extra, tre erano troppi pochi. Giulia l'accomoda con padronanza nella sala delle parole. Poi si siedono. Nella sala delle parole. Dove beviamo il tè quest'oggi? Nella sala delle parole, ovviamente. Lady Oscar. Allora dimmi, dice Giulia. Lo sai bene ormai, risponde la giovane donna. Intanto fuori dalla casa qualcuno si avvicina alla porta. Sara racconta all'amica di quanto lui la, di quando lui la accomoda in macchina, di quando lui gli dice che ha occhi come Di stelle. quando lui. Ora è bergamasca, però la storia. Di quando lui mi accomoda in macchina. Di quando lui gli dice che ha occhi come stelle. Giulia, dimmi la verità. Lo sai che lo farò? Perché c'è l'apostrofo, farò, non ha un accento qui. Risponde l'amica. E se ci fosse un'altra donna? Lo scopriremo, manifesta Giulia. Un fulmine e la corrente va via. Qualcuno bussa alla porta. Sara abbraccia Polly dalla gioia. Si risparmia sulla bolletta, Yes! sì! Un fulmine a ciel sereno. Siamo al quinto? Yes! Ah, è finito così! Abbraccio dalla gioia perché finisce la Finisce il corrente. capitolo? Un tipo al buio, Devo tipo andare al bussa alla quinto? porta. Notevole. Ottimo. Cinque Notevole. mandate. Sì. Siamo a posto. Praticamente in un capitolo è successo che questa qui ha chiuso a 5 mandate la porta, ha parlato con l'amica e gli ha detto tipo ti Tu lo devo sai. parlare. Tu lo sai, gli ha detto una roba, una frase, si sono dette, Hanno capito andiamo tutto? nella sala delle parole. Ma la È sala un delle fulmine a ciel parole? sereno che manda via la corrente. Questo è La sala successo in delle un parole io capitolo. credo sia il salotto. Credo anch'io. Capitolo 5 di 30. Nel buio della sala Giulia recuperò una luce e le due donne si avvicinarono all'ingresso. Chi è? Chiede l'amica di Sara alla porta. Sono Sonia. Era Sonia. Sono Sonia. Era Sonia. Dan dan dan. Giulia e Sara alla luce del lume tornano quindi ad accomodarsi sul divano. In un attimo. Polly in braccio a Sara. Polly in braccio a Sara. Ok. E poi cosa ti ha detto lui? Chiese Giulia alla fedele amica. Ma c'è fuori quella lì. Shh, shh. Non interrompere il flusso, il ritmo. Mi ha portato in un luogo di speranze, risponde la Sara con tono amicale. Beh, magari è in crisi col lavoro, non ha clienti, allora hai Che detto, magari speranze! l'ha portata al supermercato e Magari cerca era si commessa. il carro per 24 ore, sai? E speranze! Importante adesso, calmate tutti i bollenti spiriti perché adesso arriva il momento più Ah! importante. Continua a esserci Sonia fuori dalla porta, però. Era Sonia. Era Sempre Sonia. per Sonia. Solo lei, poverina. Intanto l'uomo in macchina guarda le foto di Sara passando un dito sulle sue labbra e poi lo stesso dito sulla foto. La luna era ormai piena. Ah, ok, Sì. sì. E la luna era piena, sì. Cioè, Era perché ormai piena. la luna diventa piena durante la La notte, notte. certo. E no. Allora, la O luna è dici che piena. c'è un Allora, salto temporale? il ciclo è brutto tempo, Sì. luna piena, brutto tempo, luna piena, brutto tempo sta Ah. diventando piena, quindi c'è un C'è un Perché poi filologico. quando diventerà giorno Diventa una diventerà. luna luminosa, perché non puoi dire sole. Ragione. Una luna Non ho finito il giorno, la luna. capitolo Scusa. comunque. In casa le due donne avevano raggiunto un'intesa. La luna dalla tenda inondò tutto l'antro. Ti preparo la stanza degli ospiti per questa notte e prendo la coperta con i fiori, dice Giulia. Sara la segue, ma si blocca quando nota la camera da letto dell'amica e il suo comodino senza alcun nulla. Hai Con nulla. Ah, capito? quindi sia casa Comunque, con sua. la mancanza di punteggiatura mi sembra di dire.
tecnica superiore della moltiplicazione del corpo, cioè... Timidamente amore, capitolo 6 di 30. Sara decide di affrontare Giulia. Hai dato tu l'orologio alla rosa? Chiede la giovane donna all'amica di una vita. Sara, non... Ma Sonia è ancora fuori dalla porta! Sara, non voglio mentirti! Risponde Giulia, mentre gli passa la trapunta. Non voglio mentirti! Sara si... Qualcuno ci deve fare una serie. L'hanno già fatta. L'ha già fatta. Andiamo a vederla allora. Altro che il finale di Dark. Fammi finire. Sara si chiude nelle sue stanze e decide che non tutto è sacrificio. Si assopisce. Giulia prende la mano dell'uomo e lo porta via per sempre camminando sui petali. Ma era un sogno. Ah, cosa significa? Si assopisce comunque. Si assopisce? Assopisce. Si assopisce, si assopisce. Si assopisce. Un sasso che fa la pipì. Devo leggere ancora un 7 righe. Sì. Vai. Ok. Durante la notte Sara si sveglia. Dalla finestra sgorga una luce. Sgorga. Sara guarda fuori e vede l'uomo in piedi accanto alla macchina. Ah sì, no. Fammi salire, dice l'uomo. Sara gli lancia le chiavi con un sorriso. Aperta la porta, l'uomo trova altre due porte di due stanze. In una ci troverà Sara, ma nell'altra ci sarà Giulia. Ne apri una e... Scusami, non puoi vedere da dove ti ha lanciato le chiavi? Ok, lasciando la terza. Ma tra l'altro parte... che casa non è tua, eh? Questa è la casa di Giulia. Poi mi lancia le chiavi, trovate lì. Però comunque, magari era dentro l'altra punta. Comunque... dai. Magari sono amiche del cuore. Tralasciando la parte psicopatica di questo racconto inutile. Esatto. Guarda dove ti lancia le chiavi, no? Ma la finestra è lì. Voglio dire, adesso non ha spiegato come è fatta la casa. Però voglio dire, non credo sia in grado di farlo. Scendi giù, apri la porta. Adesso ti rilego. Aspetta un attimo che scendo giù. Scendi giù. Sì, dico, tu scendi, devi aprire la porta, scendi giù. Se tu sei sopra, cioè lui entra. Eh sì, perché gliel'ha lanciato dalla finestra. Adesso, cioè, non tralasciando la parte psicopatica, cioè, così, della storia. Cioè, dall'alto, giù. Sì. Quindi, così. Cioè, lui avrebbe dovuto salire dalle scale per aprire la porta. Esatto, voglio dire, e quindi lei, logicamente, cioè... Scendi. Posso leggere? C'è il ultimo capitolo di 30, ultimo capitolo della settimana. Settimo. Sara, in camera da letto, si prepara per l'incontro sperando che l'emozione non la tradisca. L'uomo arrivò sull'uscio della porta. Perché gli ha lanciato le chiavi? Ehi. Scusa, dobbiamo ragionare. Fatemi. Ma mica c'è qualcosa antico. L'uomo arrivò sull'uscio della porta con il manico antico e girò la serratura. E fuori. Aperta. All'interno del buio appare una donna oscura. Ha un fermaglio antico nei capelli e un abito pomposo. Sono Sonia, la sorella gemella. Sono di Zimbabwe. Sono Sonia. Ma è quella che è rimasta fuori, povera, cioè. Sono Sonia, la sorella gemella di Giulia. Che poi ti dice la donna portando le braccia al ventre. Che cazzo è Giulia? Io non sono qui per te, dice l'uomo. Vattene da questa casa, dice Sonia, indicandogli la porta. Dove sta lei? Riflette l'uomo. Vattene o guai a te, conclude Sonia. Vattene o guai a te? O guai. O guai a te, ok, scusa. Nel frattempo Giulia nella sua stanza sente tutta la discussione da dietro la porta e decide di non concedere altro tempo al suo ruolo. Tra lei e Sonia non poteva esserci discussione. L'uomo decide di andarsene, non dimenticando questo affronto di quella gemella sinistra. Sara improvvisamente, nella sua stanza, sente un rumore dalla strada, si affaccia e vede l'auto dell'uomo andare via. Sconvolta, non vede neanche più la luna. Fine del capitolo 6. Temporale. Venturate! Sorella Sonia! Sorella sinistra! Action Man, no.